C'è chi si sveglia alle 5 e mezza, c'è chi si sveglia alle 4, va a correre, fa docce gelate e cose varie. Per me non sono sostenibili. Un'abitudine o una routine deve essere compatibile con te, con la tua vita, e deve essere una cosa che ti fa stare bene. Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale ed eccoci qua di nuovo insieme per un nuovo video. Questo infatti sarà un vlog e questo si capisce benissimo dal fatto che sono quasi praticamente ancora a letto. La mia faccia è abbastanza sconvolta perché mi sono appena svegliata. Vi farò vedere come sono riuscita a cambiare la mia routine, come ho inserito nuove abitudini all'interno della mia giornata, proprio anche a livello di organizzazione, per essere più produttiva, cercare di limitare la perdita di tempo e soprattutto procrastinare. Io sono una procrastinatrice seriale, per chi non lo sapesse, e quindi dovevo trovare un modo, soprattutto la mattina, per cercare di non perdere quell'ora girovagando per casa. A questo punto direi che ci beviamo il nostro cappuccino, cosa importantissima, e poi ci prepariamo per volare in palestra. Eh sì, già la mattina appena svegli. Io ringrazierò per tutta la mia vita la persona che ha inventato il cappuccino. Vi giuro, è l'unica cosa che in questo momento può farmi svegliare, darmi la carica giusta per incominciare la giornata, che qua c'è bisogno di energia, che bisogna andare a spingere in palestra. È sempre il mio cappuccino rigorosamente di soia con anche un pochettino di miele, così è più dolce, poi un po' di zuccherini, ecco, la mattina non fanno male. Bollente come al solito. E dopo questa botta di vita che ci voleva, sono pronta ad incominciare la giornata. Allora, va bene andare in palestra come prima cosa della giornata, ma ecco, non proprio come primissima, perché va bene tutto, ma svegliarsi ed essere sotto lo squat risulta essere un po' difficile per me. Quindi praticamente mi dedico una mezz'oretta, poi dopo il cappuccino, a rispondere ai messaggi delle ragazze di Hour of It Hub, rispondere a delle mail e soprattutto farmi la to-do list della giornata. Io ho deciso di cambiare la mia routine perché mi rendevo conto di perdere davvero tantissimo tempo, da quando comunque facevo colazione a quando iniziavo a fare qualcosa. A volte passavo addirittura 2 ore, mi perdevo in casa, pulivo, sistemavo, ma facevo tante cose che in realtà erano soltanto per procrastinare e per non iniziare a fare quello che realmente dovevo fare, quindi perdita di tempo. Quindi dopo che faccio quelle cosine lì, prendo il mio telefono e mi scrivo la to-do list. Questo perché molto spesso io appena mi sveglio ho un po' di ansietta ed è per questo che tendo comunque a posticipare, non iniziare subito a fare le cose, perché ho una visione d'insieme e mi sembra che debba fare tutto nello stesso momento, quando così non è. Infatti quando a volte mi scrivo le cose a to-do list dico ok, vabbè, sì, ok, sono 10 cose, però ce la strafaccio diluendole nella giornata, non devo pensare di dover fare tutto adesso, tutto subito e finirle prima possibile. Poi anche in questo periodo comunque ci sta a rallentare, è estate, si comincia magari a pensare un pochettino più alle vacanze, ma allo stesso tempo non è giusto fermarsi, perché comunque non siamo ancora lì a prendere il sole sulla sdraio, e quindi diciamo che è anche un'ottima occasione per impegnarsi in qualcosa di nuovo, dato che io era davvero 4-5 anni insomma che non modificavo la mia routine. Sono sempre stata una persona con degli orari molto rigidi e diciamo questo a volte è controproducente, perché o fai una cosa a quell'ora o non la fai più, e quindi così insomma ho deciso di mettermi un pochettino alla prova, uscire dalla mia zona di comfort e appunto cambiare queste abitudini, e mi sto trovando bene, quindi insomma sono qua anche per darvi qualche consiglio. Quindi il nostro squat delle 9:30 del mattino ci sta aspettando, quindi direi che andiamo. Scegliere l'outfit giusto per allenarsi è sempre una cosa difficile, soprattutto se non si è fatto colazione. Quindi sono andata sul mio preferito, che è il set di My Protein fucsia della linea Seamless senza cuciture, e poi mi sono un attimo sistemata facendo una veloce skincare e facendo la mia solita pettinatura, in modo tale che questi capelli non mi diano fastidio durante il workout. Mentre stavo facendo la mia cipollina, stavo pensando a questa cosa che volevo condividere con voi e quindi iniziare già subito con i consigli: che non è facile cambiare la propria routine, più che altro se riguarda degli orari che ci portiamo dietro da tanto tempo e tanti anni. Però quello che ci deve spingere a fare questo cambiamento è quanto una nuova condizione ci faccia stare bene e ci faccia essere comunque più produttivi e vivere più tranquillamente alcune cose ed alcune situazioni.
situazioni. Quindi all'inizio non sarà facile. Io, ragazzi, è da un mese che sto cercando di essere costante. Alcune volte ci riesco, alcune volte no, è del tutto normale. A volte anche a me succede di alzarmi, magari anche soltanto con una fame assurda. Non posso andare in palestra ad allenarmi perché svengo, no? Oppure faccio un pochettino più tardi la sera prima, mi sveglio particolarmente stanca. Quindi diciamo che va bene creare una nuova routine, ma non dobbiamo essere troppo severi con noi stessi, soprattutto nel periodo, nel momento iniziale, ok? Che è anche quello più duro, in cui appunto queste nuove azioni devono essere interiorizzate e entrare a far parte di noi, quindi praticamente arrivare fino ad un punto in cui non dobbiamo neanche pensare di fare, ma noi ci alziamo e sappiamo che dobbiamo andare in palestra, ad esempio nel mio caso. Quindi questo per dirvi che se delle volte non riuscite, non prendetela come un fallimento. Gli errori, situazioni del genere servono e sono importantissimi soprattutto per costruire bene su di noi la nostra routine, capire gli orari anche che ci fanno stare meglio. E cosa più importante, non cercare di fare la routine di qualcun altro. La routine, le buone abitudini sono tue. Come abbiamo detto, deve essere una cosa che deve farti stare bene. Ognuno di noi è diverso, impara a conoscerti e capire quello di cui realmente hai bisogno. Quindi queste, insomma, erano i miei pensieri mentre mi facevo sta cipollina. Comunque io, ragazzi, forse per me sarei qua tutto il tempo, ma abbiamo lo scoot che ci sta aspettando, come stavo dicendo. Quindi direi che è arrivato il momento di volare in palestra, ma letteralmente. Come al solito prendo la mia biciclettina, così men che non si dica sono già in palestra. E il workout di oggi è il Total Body Gym di Our Fit Hub. Per chi non lo sapesse, Our Fit Hub è la mia piattaforma di allenamento, che prevede sia dei workout casa, che sono in stile live, quindi ci alleneremo come se fossimo in diretta, e sia una sezione gym per chi invece preferisce allenarsi in palestra. Oltretutto, in vista dell'estate, ci sono dei workout nuovi chiamati Summer Edition, registrati interamente al mare, sono davvero speciali. Tornando invece al nostro workout, ho iniziato con un focus gambe e glutei, per poi proseguire con degli esercizi per l'upper e infine un focus core e addominali, davvero deleterio. Ok, allenamento terminato, ho trovato questo step, ho detto mi siedo subito, così almeno vi dico un attimo come mi sono trovata. Allora, adesso a livello di stanchezza, cioè mi sento come se avessi finito un allenamento normale dopo aver fatto colazione, così tranquilla come al solito. Quindi diciamo che non ci sono stati momenti più duri durante l'allenamento, addirittura sinceramente non ho notato nessun tipo di cambio di energia. Ovviamente qualche settimana fa mi sono allenata di pomeriggio e ovviamente a livello di energia è diverso rispetto che allenarsi la mattina, però comunque per i workout che devo fare io, per come sono impostati, per i pesi che devo alzare, mi trovo davvero benissimo a farlo adesso, anche perché sono quasi le 11 e il workout già terminato, quindi io non vedo l'ora oltretutto di fare la nostra colazione. E questa volta faccio la bowl, perché sapete che una colazione senza bowl è una colazione persa, anche se un pochettino più tardi, però la farò un pochettino più estiva cambiando qualcosa. Quindi a questo punto, se riesco ad alzarmi, andiamo a fare colazione e poi continuiamo la nostra giornata. La colazione di oggi prevede una bowl di frutta, ma questa volta con del frozen yogurt fatto in casa. È davvero facilissimo, ci mettete 2 secondi, ma per queste giornate calde è davvero la soluzione. Vi basterà unire tutti gli ingredienti, vi lascio poi la ricetta qua sotto in descrizione. Ed eccola qua, bowl di frutta fresca e frozen yogurt pronta per essere mangiata. Questo quindi è il momento per prendere in mano la to-do list, vedere cosa c'è da fare, soprattutto iniziare a fare quello che c'è scritto, ma con un nuovo mood. Alla fine sono poco dopo le 11:30, anche perché facendo video cose varie ci ho messo un pochettino più del solito, ma fate conto che io normalmente prima delle 10, anche se magari mi svegliavo alle 8:30, non iniziavo in realtà a fare quello che dovevo fare, mentre invece così mi sono addirittura già allenata, già lavata, già preparata, quindi sono pronta per affrontare la giornata. Quindi ricapitolando un attimo per quanto riguarda i consigli
consigli che vi voglio dare, che soprattutto mi hanno aiutato per creare questa nuova abitudine e cambiare la mia routine, è che prima di tutto un'abitudine o una routine deve essere compatibile con te, con la tua vita e con i tuoi impegni, ma prima di tutto con noi stessi. Quindi dobbiamo prima di tutto capire se siamo delle persone che sono più attive la mattina, se siamo delle persone invece che siamo più attive la sera, perché in questo caso anche andrebbe benissimo ad esempio andare ad allenarsi alle 9 di sera. Mi collego più che altro al fatto che molto spesso si vedono delle routine, soprattutto sui social, un po' assurde. C'è chi si sveglia alle 5 e mezza, c'è chi si sveglia alle 4, va a correre, fa docce gelate e cose varie. Ovvio, ti farebbero rispondere un sacco di tempo, ma per me non sono sostenibili. Parlo come me, per come sono fatta. Oltretutto, anche per creare questa routine, diciamo che ci ho messo un pochettino di tempo, perché più che altro dovevo capire bene a che ora svegliarmi, a che ora andare in palestra, capire che non potevo pretendere di svegliarmi e bere il cappuccino, cambiarmi e andare in palestra, perché per me non funzionava. Arrivavo lì a fare squat che ero ancora addormentata. Per me quell'oretta, quella mezz'oretta in cui metto un attimo a posto le idee è fondamentale. Quindi anche lì fai una routine che sia tua, basata sui tuoi bisogni e su come sei e come ti senti in determinati orari della giornata, perché comunque la routine deve essere una cosa che ti fa stare bene, e se già è un peso non porta, diciamo, a nulla di buono. Altro consiglio, che ovviamente bisogna modificare anche la propria routine del prima di andare a dormire. Quindi ovviamente se vuoi allenarti come me praticamente a digiuno, la cena deve essere ovviamente più sostanziosa rispetto al solito, perché comunque devi avere le energie poi per affrontare il workout e non svegliarti con la fame, perché io in quel caso lì non riuscirei ad allenarmi. E anche lì mi collego al fatto di essere sempre flessibili, nel senso che un giorno faccio tardi, esco con i miei amici, vado a ballare, è ovvio che alle 9 del mattino non sarò mai in palestra. E ultima cosa, di non avere fretta. Se ci portiamo una routine, abitudini dietro da anni, magari siamo anche cresciuti così, io ho sempre fatto colazione da quando sono nata, quindi diciamo anche se non avevo fame io la facevo lo stesso, e quindi imparare ad ascoltarmi, capire realmente il mio corpo che cosa ha bisogno in questo periodo, non è stato molto facile. Quindi le prime volte ovviamente ti dovrai obbligare, io vi giuro a volte mi obbligavo a scendere dal letto, fare il cappuccino, vestirmi e andare in palestra, ma poi adesso già a distanza di un mese mi viene praticamente automatico. Quindi è questo, di avere pazienza e non pretendere da un giorno all'altro di essere super costanti, super giusti, fare le cose fatte bene, però comunque cerca di avere grande forza di volontà, ovviamente obbligarti un pochettino, ma poi vedrai che sarà tutto in discesa. A questo punto io spero di esservi stato d'aiuto, raccontatemi, fatemi sapere qual è la vostra routine, come l'avete cambiata negli ultimi anni, se avreste voglia di modificarla ancora, e quindi come al solito, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!